Grazie Sandro e ringrazio Ispra e la provincia del Sud Sardegna per questo invito e mi tocca adesso passare dagli aspetti conservazionistici in positivo agli aspetti legati alle overabundant populations e quindi passiamo in un caso dall'altra parte e quindi cerco di portare quello che è l'esempio o il caso del parco in cui lavoro, in cui il cervo è sicuramente una specie ben presente, come vedremo. Solo una breve introduzione, stiamo nel centro delle Alpi, due province autonome e una regione, circa 1350 km quadrati di area protetta, ed è un'area protetta tipicamente alpina, quindi col 70% dell'area al di sopra dei 2000 metri, grandi praterie in cui il cervo ha ricominciato a fare il cervo, cioè a fare il pascolatore, e a riassumere anche abitudini diurne grazie al fatto che in queste zone è decisamente protetto, o almeno lo era fino a poco tempo fa. Detto questo, entriamo in argomento con una prima premessa che per il parco il cervo è anche una risorsa, ed è una risorsa in termini di fruizione turistica. C'è sempre più richiesta di fauna, di osservazione della fauna, e quindi vedere così facilmente i cervi, poterne apprezzare le attività durante il bramito, è una cosa che si sta sviluppando sempre di più, e in una zona in cui la visibilità di questi animali è molto alta, questo serve appunto a sviluppare questo tipo di attività e a dare anche messaggi di fruizione corretta e informazioni di dettaglio. Ma detto questo, qual è la situazione del cervo nel parco? La situazione è decisamente buona, stiamo parlando di circa 10.000 cervi su un'area di 3.000 km quadrati, di cui il 70% nel parco, ma ci sono migrazioni forti tra inverno ed estate, in giallo le aree di presenza e in rosso le zone di concentrazione invernale. E queste sono più o meno le densità tipiche del parco, quindi vedete sempre densità in doppia cifra, densità locali fino a 20 cervi per chilometro quadrato e concentrazione durante l'inverno fino a 35-40 cervi per chilometro quadrato, quindi con impatti non solo potenziali decisamente importanti. Non stiamo parlando di una popolazione di cervo, stiamo parlando di differenti popolazioni, in quanto questa zona è una zona con profili montuosi molto alti che vanno dai 3.000 ai 3.500, quasi 4.000 metri, quindi pur non essendo geneticamente ovviamente separate le popolazioni, lo sono da un punto di vista demografico, e quindi questo è uno degli aspetti. Siamo arrivati in una situazione ormai in quasi tutte le aree del parco in cui il cervo non cresce più e la dinamica di popolazione è controllata dalla densità e dalla durezza dell'inverno, quindi con fluttuazioni più o meno grosse e più o meno alte a seconda della durezza degli inverni, e soprattutto in questo ultimo periodo assistiamo a molti inverni senza neve e a un inverno intervallato molto forte che crea dei crash di popolazione e delle mortalità decisamente alte. Per darvi un'idea, l'ultimo inverno grosso del 2008 ci ha fatto raccogliere solamente in una zona del parco quasi 1.000 cervi morti di inedia, quindi di morte naturale per fame. È chiaro che avere così tanti cervi e continuare ad averli a queste densità rende il cervo anche un problema, non solo una risorsa, e quindi ci si è interrogati a partire dal 98-99 se ci fosse la necessità di avviare il controllo di queste popolazioni, controllo per i danni che le popolazioni arrecavano alle attività umane, rinnovazione forestale, orti, coltivazioni, prati a sfalcio, e anche impatti sugli ecosistemi e sulla biodiversità, cioè i cosiddetti squilibri ecologici da un punto di vista della legge 394. Il cervo è sicuramente, come dicono chi li studia a questo livello, un ingegnere degli ecosistemi, e noi vediamo benissimo come nei nostri boschi la presenza così massiccia dell'animale ha decisamente cambiato la struttura del bosco, portandosi dietro anche dei cambiamenti sulla fauna. Questo non è solamente un problema ecologico, ovviamente, perché si porta dietro aspetti sociali, aspetti emotivi, aspetti economici e anche etici, sui quali però non voglio entrare, e quindi è comunque un lavoro decisamente complesso. Solo due esempi per quanto riguarda i possibili impatti. Questa mappa individua il monitoraggio che si fa sulla percentuale di morso sulle giovani piante e quindi ci fa vedere come in alcune zone del parco la percentuale di morso sia decisamente alta e come la rinnovazione forestale non sia garantita.
Questo crea un impatto ecologico perché i cervi hanno gusti diversi, quindi c'è un brucamento selettivo, ma c'è anche un impatto economico perché i turni di taglio del bosco, che ricordo non è demaniale ma è privato, raddoppiano quasi, quindi c'è anche chi comincia a chiedere indennizzo per questo tipo di attività. Questa è una fotografia ormai vecchissima, ma che ci fa vedere qual è la differenza tra dove si chiude e si impedisce il brucamento e dove invece non lo si impedisce. Questi alberi hanno la stessa età ovviamente, quindi si creano delle situazioni di questo tipo. Ma poi ci sono degli effetti diretti anche su altre specie, sul capriolo è fin banale dirlo, ma gli effetti in questo momento ci sono anche su specie su cui non avremmo mai pensato fino a qualche decennio fa, e quindi c'è una competizione addirittura sul camoscio. Il cervo ha cominciato a occupare le praterie alpine, quindi i risultati in termini numerici, scusate che non si vede molto bene la dinamica del camoscio, che è questa, ma la situazione numerica ci fa vedere, e anche le analisi ci dicono come l'interazione sia significativa, e quindi i tassi di accrescimento, o meglio di decremento del camoscio, dipendono dalla densità del camoscio, dall'inverno, ma anche dalla progressiva densità di cervo che aumenta. Quindi, fatto tutto questo, il parco comunque decide che è forse opportuno intervenire in questi termini, intervenire per ridurre questi effetti. Primo problema, o primo aspetto da prendere in considerazione, il parco non è un sistema chiuso, pur essendo così grande, ed è difficile avere sistemi chiusi sulle Alpi quando lavoriamo con animali di grossa taglia e animali che effettuano spostamenti ingenti. Quindi il primo punto è stato quello di suddividere l'area in differenti unità di gestione che, a seconda della situazione, comprendevano anche parti esterne al parco, e per fare questo ci siamo aiutati anche con le conoscenze dei cervi, quindi abbiamo catturato, marcato, radiomarcato animali, abbiamo cercato poi di verificare e di adattare i confini delle varie unità di gestione in funzione degli spostamenti stagionali delle varie popolazioni, e questo lavoro è tuttora in corso. Questo ha portato quindi alla definizione di differenti unità di gestione. In alcune di queste si è ritenuto necessario attivare un piano di conservazione e gestione della specie, il cui obiettivo era quello di ridurre gli impatti anche attraverso la riduzione numerica delle popolazioni, quindi di attivare quello che viene chiamato controllo di popolazione. Però noi avevamo anche un secondo obiettivo, che era quello di conservare il comportamento confidente dei cervi durante l'estate nelle zone di alta quota, perché questo per noi rappresentava e rappresenta tuttora una risorsa importante. Quindi per questo abbiamo cercato di adattare le attività a questi due obiettivi. Il tutto ovviamente è anche sfociato in una necessità di gestione integrata con ciò che avveniva fuori dalle unità di gestione, perché i cervi non sono solo del parco, e quindi anche alla definizione di compromesso di obiettivi specifici all'interno del parco, ad esempio riduzione, e all'esterno del parco, in questo caso aumento di una popolazione caratterizzata da densità che noi ritenevamo basse. In questo c'è stato il coinvolgimento dei cacciatori locali, quindi i cacciatori locali sono stati formati, hanno passato un esame e sono diventati sele controllori, cioè persone che aiutano e danno una mano al parco ad effettuare questi abbattimenti. Quindi tutto ciò serve agli ecosistemi del parco, ma probabilmente serve anche, se non di più, allo sviluppo di un'attività venatoria consapevole e che sia finalizzata soprattutto alla conservazione delle popolazioni. Alcuni aspetti puntiformi non possiamo raccontare adesso in poco tempo, 20 anni di esperienza, ma alcuni aspetti puntiformi o alcune considerazioni su esperienze locali. Siamo in questa unità di gestione, siamo in provincia di Bolzano, sul Tirolo, in cui c'è una forte eradicazione dell'attività di caccia. Cos'è successo? Qui è 20 anni che si è attivato il piano. In 20 anni sono stati abbattuti più di 4.000 cervi. In realtà una diminuzione della popolazione c'è stata, ma non è stata sufficiente, perlomeno non è stata sufficiente rispetto a questo che secondo noi era il primo obiettivo soglia, cioè dimezzarla. Cos'è successo? Abbiamo rifatto una valutazione di quello che è l'impatto dei danni da morso a quasi 20 anni di distanza, e ci siamo accorti che nel frattempo i danni non erano diminuiti, ma addirittura erano un po' aumentati. Non era sufficiente questa diminuzione. Poi è chiaro che una volta che inizia a abbattere i cervi, questi aumentano la produttività, diventa tutto più difficile, ma soprattutto se chi effettua gli abbattimenti
suddivide gli abbattimenti secondo un criterio, chi lo mastica lo, se ne può accorgere facilmente, molto più venatorio che di controllo, quindi poche femmine abbattute rispetto agli obiettivi, è anche facile spiegarci questo. Questa è ad esempio una delle difficoltà sociali in cui bisogna lavorare molto, non si possono cambiare le cose da un momento all'altro. Alcuni aspetti che invece riguardano questo settore lombardo, meno interessato a questa attività e quindi forse con cui si è riusciti a lavorare meglio. Qui abbiamo iniziato da meno tempo, abbiamo deciso di darci un piano di questo tipo per i primi anni, pochi animali all'inizio per imparare a lavorare e poi 3 anni di prelievo a finalità riduttive, vedete, con questo rapporto, perché le finalità sono appunto di riduzione e non di mantenimento. La scelta è stata quella, su un'area di 60.000 ettari, di concentrare gli abbattimenti in un'area di poco meno di 3.000 ettari, quindi abbattimenti molto concentrati, lasciare completamente intoccata la zona di estivazione, quindi cercare di raggiungere complessivamente entrambi gli obiettivi. Chiaro che questi sono gli ettari dove gli animali si concentrano durante l'inverno e quindi qui cerchiamo di andare a effettuare il controllo nel tempo più breve possibile, quindi nello spazio minore possibile e nel tempo più breve possibile per minimizzare i disturbi. Non mi dilungo molto sugli aspetti regolamentari, eccetera, perché sarebbe troppo lungo, solo 2 concetti. Uno è quello di cercare di fare un controllo a intervalli, quindi poche settimane tra loro intervallate, proprio per riuscire a mantenere alta l'efficienza e quindi riuscire a disturbare il meno possibile. Sempre più mi sto convincendo che il trade-off tra una buona selezione per classi di sesso ed età e il minor tempo possibile per riuscire a effettuare questi abbattimenti, magari essendo meno precisi sugli animali, sulla scelta degli animali da abbattere, questa sia la scelta migliore complessivamente. In questo senso stiamo anche cercando di sperimentare appunto differenti modelli di azione nello spazio e nel tempo per cercare di evitare questo effetto che comunque c'è. Via via che il controllo aumenta negli anni, l'avvistabilità e la contattabilità e quindi anche la realizzabilità dell'attività diventa sempre più difficile in questa zona e quindi stiamo sperimentando differenti modelli a scacchiera, intervallo lungo, intervallo corto e sembra che ci siano alcuni di questi che ci permettono di essere più efficienti e quindi su cui vorremmo sperimentare in futuro. In termini numerici le cose qui sembrano, ma siamo all'inizio, che stiano andando bene, quindi stiamo ottenendo una diminuzione all'interno del parco e nel contempo, cosa che non ho detto, stiamo ottenendo un aumento all'esterno, nel senso che noi abbiamo chiesto ai selicontrollori di effettuare alcune cose all'esterno, quindi alcune rinunce in termini di animali da abbattere nelle aree di caccia e di istituzione di piccole zone di protezione per fidelizzare gli animali anche all'esterno del parco. Detto questo, alcune veloci conclusioni. Direi che gli effetti che il cervo ha sugli ecosistemi del parco sono inequivocabili e ormai dimostrati e monitorati nel tempo. Ecco, una cosa su cui mi sento di spendere una parola rispetto a quello che diceva Sandro prima è stato fondamentale, importante e continuerà ad esserlo il continuare ad avere serie storiche lunghe per questo ed è fondamentale per fare le scelte giuste. Il concetto di controllo rispetto al concetto di caccia non è ancora entrato nel sentire delle popolazioni locali, fanno fatica a capire qual è la differenza. A me sembra chiara, ma non è così semplice, bisogna lavorarci sopra. E quindi dopo 20 anni di controllo nella parte sudtirolese, in realtà per loro l'obiettivo è ancora andare a caccia, non è ridurre la popolazione. E quindi ISPRA l'anno scorso ci ha tirato molto le orecchie su questo e mi ha dato una spalla sulle modifiche di quello che si è fatto quest'anno. In Lombardia le cose sembrano andare meglio, che non vuol dire che non ci siano discussioni ogni giorno e confronti, ma siamo ancora lontani da un'attività che possiamo considerare routinaria. Tutto questo comunque ci ha permesso di aumentare le collaborazioni, i confronti e soprattutto aumentare molto la conoscenza del sistema, del cervo, delle sue interazioni e questo è stato importante anche in termini di dati che ci permettono di supportare le nostre scelte, le nostre decisioni e verificare i nostri eventuali errori. Ci vuole ancora tempo per fare una valutazione definitiva sulle strategie di controllo, perché abbiamo appena iniziato, ma siamo fiduciosi su questo, ma soprattutto con questo termine il sistema è sempre molto complesso,
e ogni volta arriva qualcosa, arriva un pezzo in più che magari ti cambia le carte in tavola, nel senso che 2 anni fa è arrivato il lupo, stanno cominciando a essere presenti i nuovi branchi e quindi ci sarà un ulteriore aspetto che probabilmente sarà importante prendere in considerazione. Quindi vogliamo fare controllo o ci penserà lui con l'ecologia della paura a ridurre quelli che sono gli impatti? Questa è una storia che sarà raccontata nel prossimo periodo. Vi ringrazio per l'attenzione.